Ciao a tutti, oggi preparo una ricetta facilissima e velocissima. Si tratta di una ricetta amatissima dagli americani, loro la usano specialmente a colazione, ma non solo. Si tratta del burro di arachidi. Prepariamo questa semplicissima ricetta con pochi ingredienti, come vedete, e adesso vado ad elencarle. In pratica occorrono 300 g di arachidi, che io ho già, ci vogliono quelle naturali, vanno sbucciate fino a formare 300 g. E poi occorre un cucchiaio di olio sempre di arachidi, un tritatutto ben funzionante, perché vanno tritate parecchio per formare questa crema, e una padella per tostarle. Adesso andiamo a tostare le nostre arachidi. Fiamma, che ho già acceso, padella senza niente, e andiamo a versare tutto. Vanno tostate a fiamma viva per tirare fuori il loro gusto e il loro sapore. Abbiamo tostato i nostri arachidi, li sentite anche perché sentite arrivare proprio un profumo. Adesso e poi sono leggermente proprio arrostoliti. Andiamo a metterli nel nostro contenitore e li mettiamo direttamente nel tritatutto, tutti insieme, ancora caldi. Copriamo. Iniziamo a tritarli. A questo punto, che sembra che sia formata una pasta umida, a questo punto aggiungiamo il nostro olio. Aperchiamo e continuiamo a frullare fino a che si sarà formata la crema. Una crema spalmabile stile Nutella, diciamo, un po' più densa. Ecco, questa è la consistenza che a me piace tantissimo, vedete? Bella cremosa, però con qualche pezzettino ancora di arachidi. Però, vedete, se la volete ancora più cremosa, dovete solo frullarla, tritarla un attimino di più. E adesso, siccome è ancora calda, prima di riporla in frigorifero, va fatta raffreddare. Io, come vedete, ho preso il mio vasetto, la mettiamo dentro e riempiamo il vasetto. Vedete com'è bella soda e cremosa. Poi dopo col frigorifero si rassoderà ancora di più. E poi potete usarla per fare delle barrette energetiche per chi va in palestra, oppure sfarmarla sulle fette biscottate per la colazione alla mattina, perché ha una fonte altissima di proteine, oppure potete usarlo, il burro di arachidi, per fare dei biscotti e delle cheesecake e anche altri tipi di dolci. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete mi piace oppure iscrivetevi al mio canale YouTube. Ciao a tutti, alla prossima!